Ciao amici e bentornati. Oggi apriamo insieme la rubrica ricette in velocità. Ricette da un minuto di video, ma che vi daranno risultati sorprendenti. Cominciamo questa rubrica con i famosissimi pain au chocolat, ricetta francese, ma in versione furba. La nostra ricetta parte ora. Ci serviranno due rotoli di pasta sfoglia rettangolare, una tavoletta di cioccolato fondente, 35 g di burro e 2 cucchiai di zucchero. Facciamo sciogliere in un pentolino il burro. Stendiamo il primo rotolo di sfoglia e pennelliamo con il burro sciolto. Adagiamo sopra il secondo rotolo di pasta sfoglia e facciamo aderire per bene. Facciamo aderire per bene i due rotoli di pasta sfoglia schiacciando con le mani. Dividiamo i due rotoli di sfoglia in 8 rettangoli di ugual misura. Utilizziamo un righello. Ora prendiamo ogni saccottino e lo riempiamo con il cioccolato, in questo modo. Per ogni saccottino ci serviranno due striscioline di cioccolato. Schiacciamo i bordi dei nostri saccottini per fare in modo che il cioccolato non fuoriesca. Disponiamo i nostri pain au chocolat su una teglia da forno ricoperta da carta forno. Spennelliamo con un pochino di burro sciolto e aggiungiamo sulla superficie dello zucchero semolato. Preriscaldiamo il forno statico a 180 gradi. Inforniamo i pain au chocolat a forno già caldo per 20 minuti a 180 gradi. Dopo 20 minuti ecco i nostri magnifici pain au chocolat con questa ricetta furba e casalinga. Ed eccovi l'interno. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un like, scrivetemi tantissimi commenti, iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella qui in basso per ricevere tutte le mie future notifiche. Alla prossima!